Buongiorno a tutti i collegnesi. Siamo in piazza del municipio, qui di fronte al Palazzo Civico, per insomma, presentare alcune importanti novità insieme al sindaco Francesco Casciano, che abbiamo predisposto all'interno della piazza. Come vedete, alle mie spalle c'è il monumento ai caduti sul lavoro. Abbiamo completato il primo step, la messa in sicurezza di questo appunto del monumento, come potete vedere. E completeremo l'opera seguendo successivi passaggi. Dico bene, Francesco? Sì, quest'opera è una bellissima realizzazione di un artista che noi abbiamo particolarmente a cuore, Gabriele Garborino Ru, e con lui stiamo predisponendo un po' questo... Buongiorno. Salve. Questo nuovo monumento 4.0, ecco, perché le città cambiano e anche qui volevamo mettere, come dire, in pieno risalto la dedica al mondo del lavoro, no, di questo luogo che, come ricorderete, è stato inaugurato proprio con queste facce, ricordando la gravissima tragedia della ThyssenKrupp e, in maniera generale, purtroppo i troppi caduti sul lavoro di questo paese. Andiamo a vedere poi in questa piazza cosa è accaduto. Ci è sembrato importantissimo, in un anno che non abbiamo potuto celebrare con la presenza di popolo, no? Le grandi celebrazioni civili, per esempio del 25 aprile, questo monumento con i nostri caduti, ecco, è stato dotato di una luce perpetua. Ecco, così la fiamma eterna illumina la notte dei nostri martiri. Ecco, ci è sembrato un passaggio interessante. Ringraziamo gli uffici dei lavori pubblici che cercano, noi ci auguriamo sempre col contributo di tutti, di tenere in ordine la città. Cosa abbiamo fatto qui? Sì. Come dicevi, caro Gianluca, come dicevi giustamente poco fa, è stato un periodo e continua a essere un periodo particolare per la città. Quindi, come giustamente ricordavi, cerchiamo ovviamente di tenere in ordine quello che è il nostro territorio, facendo dei piccoli interventi che migliorino la qualità appunto della nostra città. Qui abbiamo da poco sostituito anche le marmette di questo camminamento, rendendole ovviamente più sicure. Certamente sì, chiediamo la collaborazione dei cittadini in tutte queste piccole opere manutentive, perché come sapete lo sforzo è continuo e costante. E per far funzionare una città, come giustamente diciamo sempre, no, Francesco, serve la collaborazione di tutti. E anche in questo sta appunto la rivisitazione del monumento ai caduti, a cui accennavamo all'inizio, che sta seguendo appunto degli step, proprio per questi motivi qua, cioè perché cerchiamo un passo alla volta di prendere delle decisioni importanti per cercare di tenere sempre appunto tutta la città in ordine. E questo maquillage, diciamo così, è servito anche a ripulire il marmo che reca il simbolo araldico della città. Eccolo qui, con il leone di Collegno che ricorda le origini romane della nostra città e il simbolo della regione Piemonte è la corona turrita. Qui sotto io ricordo che è stato, diciamo, depositato nell'anno 2000 un po' di cose che sono accadute, quindi c'è il libro che racconta la nostra città, ma ovviamente è per i posteri, ecco. Quindi abbiamo ripulito anche questo simbolo che si specchia nel nostro Palazzo Civico. Sì, altro importante intervento, che però direi, Francesco, non lo descriverei adesso, lo terrei come sorpresa per la cittadinanza. E inseriremo un elemento di arredo urbano qui proprio nella piazza per, diciamo così, allietare le giornate dei futuri sposi che decideranno di sposarsi all'interno della nostra sala matrimoni. Continuiamo a guardare avanti insieme perché la nostra città sia sempre più bella.